amici di YouTube, qui con voi Shale Bumzai e oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, video veramente specialissimo. Ragazzi, oggi come avete letto dal titolo, intervista doppia con Raffaele Auriemma. Lasciate subito un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Trovate le prime 5 domande sul canale di Raffaele Auriemma, mentre le altre 5 le troverete in questo video. Scaricate OneFootball, primo link in descrizione, mi raccomando, scaricatela tutti perché è la miglior applicazione sul mondo del calcio. Tutte le notizie sul mondo del calcio e sulla vostra squadra del cuore le trovate su OneFootball, primo link in descrizione. Raga, non vi rubo altro tempo, intervista doppia con Raffaele Auriemma, dove rispondiamo ad alcune domande sul Napoli. Mi raccomando, tanti tanti bei mi piace e tante iscrizioni ovviamente se non siete iscritti. Per me è davvero un onore, si gonfia la rete. Andiamo con l'intervista doppia. Io penso che serva un grande centrocampista di esperienza. È lì che siamo totalmente carenti, perché dopo Jorginho, dopo Hamsik, non abbiamo preso uno che avesse quelle caratteristiche e quelle doti. È arrivato Elmas, che è un ottimo talento, però è un altro ruolo. Io vorrei un playmaker che abbia anche tanta esperienza. Sto pensando ad alcuni giocatori che potrebbero rinforzare questo Napoli. Secondo me il giocatore che potrebbe servire è un giocatore alla Pjanic. Secondo me ci serve un regista. Secondo me serve quel vecchio Jorginho a Napoli. Sicuramente manca la, sicuramente manca anche la figura di Hamsik. Quindi sicuramente rinforzare il centrocampo, perché secondo me in difesa, in attacco, in porta siamo messi bene. E secondo me un rinforzo potrebbe essere proprio dalla panchina, puntare su Elmas, che è davvero un gran bel giocatore. E sono le due squadre che stanno comandando il campionato. La Juventus con Sarri ha fatto il tanto atteso per loro salto di qualità. L'Inter con Conte invece ha trovato quella continuità, quel dinamismo, quella rabbia agonistica che prima non c'era e che ora io vedo. Madureranno per tutta la stagione? Questo è il punto interrogativo sul quale mi auguro che anche il Napoli faccia le proprie riflessioni. Ma sicuramente l'Inter ha fatto veramente un percorso pazzesco, sicuramente anche la Juventus. Però raga, io veramente ho visto un Inter forte, ma non forte sotto il punto di vista tattico, tecnico, quindi del gioco eccetera, ma veramente della cattiveria che ha trasmesso Antonio Conte a questa squadra. Ha davvero gran bei giocatori e ha davvero valorizzato questa squadra che l'anno scorso non era così tanto valorizzata. Quindi Conte sta riuscendo bene nel suo lavoro, anche se Inter-Juventus è finita 2-1 per la Juve, ha vinto la Juve che attualmente è prima in classifica. Parlando appunto di quest'ultima squadra della Juve, anch'essa sta andando molto bene, ha davvero gran bei giocatori. Il gioco di Sarri si sta facendo vedere, purtroppo. Considero l'operato di Ancelotti non all'altezza delle aspettative, perché io, come tutti i tifosi del Napoli, gli stessi calciatori, quando De Laurentiis ha fatto lo sforzo di ingaggiare Ancelotti, ci aspettavamo che dopo Sarri ci fosse il tecnico che permettesse a quella squadra che era arrivata vicinissima allo scudetto di vincerlo questo scudetto. Però l'anno scorso siamo stati lontanissimi dal traguardo, quest'anno siamo addirittura quarti, quindi al momento io sono più deluso che contento di Ancelotti. Ma l'operato di Ancelotti sicuramente è positivo. Non possiamo dire che è negativo. Sì, sicuramente si poteva fare di più, ma secondo me c'è bisogno ancora di tempo. Quest'anno poteva sicuramente incominciare meglio, però secondo me ci possiamo riprendere. Ancelotti, lo sappiamo, è un grande allenatore e secondo me, dando un voto in questo primo anno e mezzo di Ancelotti, darei un bel 7,5. Ma sì, secondo me farebbe bene Ancelotti a puntarci, non come quando l'anno scorso a Milano contro il Milan disastrato, il Napoli giocò la peggiore partita della sua stagione. Se il Napoli si concentra sulla Coppa Italia ce la può fare quest'anno. Ma sicuramente vincere la Coppa Italia sarebbe importantissimo, proprio come valore della squadra, come mentalità della squadra. Manca un trofeo a Napoli davvero da tanto tempo. Secondo me la Coppa Italia non è da sottovalutare ed è davvero un gran bel trofeo per valorizzare appunto la rosa, per renderla più forte, per motivarla. Manca davvero tanto, 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 tanto un bel trofeo a Napoli. E sicuramente la Coppa Italia potrebbe essere e potrebbe far comodo al Napoli. Quindi secondo me
non è da sottovalutare. Prometto che girerò tutta la notte con una bandiera azzurra in mano finché non arriva l'alba. Allora, se il Napoli vince lo scudetto, prometto veramente di rasarmi i capelli e tingermeli di azzurro. L'ho detto e lo faccio. Se il Napoli vince lo scudetto, io faccio questa cosa. Me ne pentirò. Questo video può finire qua, mi raccomando lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, mi raccomando raga. Se questa intervista doppia è piaciuta, tanti tanti mi piace, hashtag si gonfia la rete sotto nei commenti. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella, forza Napoli sempre.